Il Pescara batte in rimonta il Teramo 2-1 nell'amichevole che è ormai un classico della preparazione pre-campionato delle due principali squadre d'Abruzzo. Utili indicazioni per entrambi i tecnici che hanno schierato formazioni speculari. Pillon ha scelto dal primo minuto Fiorillo in porta, difesa con Balzano, Gravion, Scognamiglio e Del Grosso, mediana con Memushai, Brugman e Macin, davanti Antonucci, Monachello e Mancuso. La risposta di Zichella con Lewandowski in campo per 90 minuti, Mantini, Altobelli, Speranza e Mastrilli in difesa, a centrocampo Ranieri con De Grazia e Spighi, in avanti Di Renzo e Bacio Terracino ai fianchi di Fratangelo. Buoni ritmi nella prima frazione con un Pescara vicino al gol con Brugman, Monachello, Macin e Mancuso. Il Teramo però tiene bene il confronto, prova a rispondere e al 28esimo trova anche il vantaggio con la sventola dalla distanza di De Grazia che sorprende Fiorillo. Ancora in gol l'ex maceratese dopo il guizzo di Cascia con il Benevento. A cavallo del gol problema alla schiena per Fratangelo, sostituito da Cappa, e noie muscolari per un Antonucci fin lì ancora positivo. Dentro Marras. Il Teramo sfiora lo 0-2 con Speranza, ma è il Pescara a trovare il pari sugli sviluppi di un piazzato con Torre di Scognamiglio. Monachello non riesce a fare centro, ma ci pensa Mancuso a siglare l'1-1. Nella ripresa cambiano quasi tutti gli effettivi su ambo i fronti, i ritmi sono decisamente più bassi, la gara sembra avviata sull'1-1, ma a 8 minuti dal 90esimo Ferretti atterra in area Bonino, schierato da attaccante esterno. Dagli 11 metri Cocco è preciso e segna il quarto gol del suo precampionato, quello che decide l'amichevole. Per il Delfino è il terzultimo giorno a Palena, sabato la chiusura del raduno e in serata triangolare a Pineto con la locale formazione Edilfano. Prima della partita il presidente Sebastiani ha detto la sua sulle vicende Canutè e Celliento. Quest'ultimo, ceduto a titolo definitivo al Catanzaro, ha commentato sui social in maniera polemica l'addio al Pescara. Poi nel momento in cui hai in quel ruolo gente come Balzano, gente come Zampano, sei costretto a mandare a giocare anche giocatori come Vitturini, che è un nostro patrimonio. E il mister ha fatto le sue scelte, quindi Celiento però una cosa dovrebbe capire, che non si può permettere il lusso di sparlare così gratis, gratuitamente su una società che lo ha comunque preso, e forse se oggi è a Catanzaro il merito è anche di questa società, perché se non fosse passato per Pescara probabilmente starebbe ancora da qualche altra parte. Canutè è un altro caso, possiamo ribattezzarlo come tale o no? No, Canutè non è un caso, è comunque un ragazzo che l'altro anno non si è trovato molto bene con l'allenatore che avevamo e probabilmente quest'anno pensava di poter scegliere dove andare. Canutè è un giocatore del Pescara, quindi a giorni sarà a Pescara, intanto si beccherà la multa che la società gli farà per non essersi presentato, e poi si aggregherà alla squadra e chiederà scusa ai compagni e al mister e comincerà a lavorare per guadagnarsi un posto. Poi se dovesse arrivare qualche richiesta importante, Canutè andrà via, altrimenti è un giocatore del Pescara. È anche importante. Dopo il pari col Benevento, anche contro il Pescara, altra squadra di categoria superiore, il Teramo ha destato buone impressioni, specie nel primo tempo. Prossima amichevole giovedì al Bonolis con la San Giustese, anche se non manca qualche grana. Piccioni, ci sono delle problematiche in questo momento? Sì, ci sono delle problematiche che stiamo verificando, anche per la tutela del ragazzo, e capiremo meglio nei prossimi giorni. E per quanto riguarda Vitale, è un giocatore in prova, sta convincendo, come procedono le cose? È stato un giocatore importante, è un po' in là con gli anni, ma ha un entusiasmo, un'umiltà incredibile, quindi si sta dimostrando il giocatore che era. E ci potrebbero essere tutti i presupposti per tenerlo. Rispetto all'ultima volta che ci siamo sentiti come intervista, è arrivato Ranieri, era uno di quei tasselli che state un po' aspettando. Sì, perché è un giocatore di grande qualità, un giovane 97 che ha già 2 anni importanti alle spalle, è il profilo che cercavamo. Dobbiamo far giocare un po' di giovani quest'anno per le varie regole, per recuperare alcuni contributi. Quindi lui rispecchia il giocatore proprio che cercavamo noi.